Saluto, saluto tutti gli abruzzesi dal mare, dal nostro mare abruzzese. Tanti tanti doni ai bambini, mi raccomando, porterò tanto di quel carbone a chi vuole la guerra. Il carbone contro chi vuole la guerra. Ciao abruzzesi, ciao. Un messaggio di pace dalla Vecchina che viene dal mare, 21esima edizione dello storico e tradizionale appuntamento dell'Epifania al porto turistico di Pescara. Infatti la Befana è arrivata dal mare rievocando l'iniziativa lanciata dal mitico Eriberto. L'evento è patrocinato dal comune, organizzato dalla Società di Salvamento di Pescara con la collaborazione del Marina di Pescara. Come sempre la Vecchina ha raggiunto a bordo di un gozzo la banchina nei pressi dell'anfiteatro e qui ha salutato bambini e genitori e poi ha consegnato loro dei doni. Alla manifestazione erano presenti il sindaco Carlo Masci, l'assessore al fiume al mare Nicoletta Di Nisio, il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano e della Società Italiana di Salvamento Cristian Di Santo. Evviva la Befana che viene dal mare! Un bacio a tutti, fatemi fare i galline ai bambini, sono stanco, il mare di Ascirocco mi ha fatto navigare tantissimo questa notte. Ma la pioggia non ha fermato l'inossidabile Vecchina che al Pala Becci ha distribuito dolciumi, regali e tanti sorrisi a grandi e piccini. Nella calza della Befana cosa hai trovato? Ho trovato lo slime che neanche si appiccica alle mani. Sei stata contenta dei regali? Sì. Insomma, la Befana riesce a coinvolgere grandi e piccini. Sì, è bellissimo. Noi siamo venuti da Roma perché non potevamo perderla. Vero Valerio? Siamo venuti per lui principalmente. Vuoi salutare la Befana? Sì. Salutala. Ciao. Ciao Befana. Cosa hai trovato nella calza della Befana? Allora, ho trovato dei dolcetti, cioè dei cioccolatini. Poi dei marshmallow e delle caramelle. Quindi carbone niente, sei stato buono. No, il carbone è anche due sacchetti. Befana bagnata, Befana fortunata, va bene. Il mare scirocco, ma no! All'insegna della pace, la Befana è venuta a portare la pace.